Bene, passato un po' di tempo dall'ultima volta e sono contento di essere qui con voi. Per me è sempre una gioia quando il Signore mi dà di condividere la parola di Dio, perché sappiamo che la parola di Dio è quella fonte autorevole che veramente necessita per la nostra vita. Sono anche contento della scelta, perché è stata una vostra scelta, quella di condividere questo argomento. Io avevo presentato qualche tema e la scelta è caduta sulla famiglia. Io credo che non avviene mai nulla per caso, quindi sicuramente il Signore vi avrà guidato in questa vostra scelta. Desidero portarvi i saluti dei fratelli e delle sorelle della Chiesa di Fontanellato, di mia mamma e di mia moglie. E sono vicino a me e vicino a voi in preghiera. Vogliamo vedere questo argomento. Io credo che abbiate trattato questo argomento più volte, penso, spero, nella vostra assemblea. Io vorrei portarvi questo argomento sotto una certa ottica. Non faremo il classico studio, ruolo del marito, ruolo della moglie, ruolo dei figli, il classico studio sulla famiglia. Credo che ne avrete sentiti di messaggi e di studi sotto questo aspetto. Io voglio portarvi questo studio analizzando cinque problemi che affliggono le famiglie oggi, le conseguenze a cui questi cinque problemi portano, e la soluzione, o le soluzioni per uscire da questi problemi. Allora, una parola di introduzione. Spero che riusciate a leggere, magari per chi è in fondo un po' di difficoltà. È sempre obiettivo di Satana quello di colpire la famiglia con attacchi sempre più violenti in campo affettivo, sociale e morale. Allora, Satana sappiamo che è un nemico molto astuto e lui sa che per demolire una chiesa locale va ad attaccare le famiglie, perché la chiesa locale è costituita da famiglie. Se le famiglie camminano fedelmente, la chiesa locale è fedele. Se le famiglie non camminano fedelmente, la Chiesa locale automaticamente non cammina fedelmente. Quindi l'obiettivo di Satana è quello di colpire le famiglie. In special modo le famiglie di coloro che sono alla guida di una Chiesa locale. Lo stratagemma di guerra, io non ho mai fatto il militare, però studiando un po' nei libri di storia, andando a vedere le guerre passate, che cos'è che scopriamo? Che l'intento dell'esercito nemico era quello di colpire chi? Il comandante o chi era a capo dell'esercito, dell'altro esercito nemico. Una volta che era fatto fuori il generale, è chiaro che l'esercito era sbandato e quindi l'altro esercito poteva sconfiggere facilmente questo esercito. Lo vediamo nel Re Davide, no? In quanti volevano fare la pelle al Re Davide e non ci sono mai riusciti perché c'era la protezione di Dio, come noi sappiamo su questo personaggio. Perché è importante studiare l'argomento della famiglia sotto questa ottica? Perché sempre di più si sentono notizie disastrose di coppie, non di non credenti, perché se fosse quello non ci stupiremmo neanche, ma di coppie di figli di Dio che sono o in crisi, o che sono separati, o che sono divorziati, o addirittura risposati. Non sto dicendo nulla di nuovo, no? Credo che non ho scoperto l'acqua calda. E stiamo parlando di coppie di coloro che hanno confessato il nome del Signore Gesù.
e non è finita qua. Sempre di più, delle volte non mi parte subito, sempre di più si sentono notizie di figli di credenti che non rispettano il ruolo genitoriale, causando lacerazioni molto dolorose all'interno della famiglia. Io conosco dei credenti che piangono dalla mattina alla sera per dei figli ribelli. Io conosco genitori che piangono perché magari io ho due figli, parliamo di una famiglia che ha più di un figlio, uno si converte e l'altro no. E come mai? L'educazione è sempre stata uguale. Gli insegnamenti sono stati dati a uno e all'altro, come mai? Uno si converte e l'altro no. Certo, la risposta è conversione è scelta personale, ok. Ma come mai ci sono dei figli che non rispettano questo? E qual è il pensiero del genitore? Qual è la domanda che frulla nella mente di un padre e di una madre, credenti? Dove ho sbagliato? È una domanda che mi farei anche io come padre. Ma dove ho sbagliato? Perché mio figlio si comporta così? Molto spesso, e qui c'è da sorridere, ma è vero, molto spesso non diamo tanto lavoro a Satana in quanto ci pensiamo noi a causarci problemi. Cioè Satana sta lì a guardare perché ci pensiamo noi a darci le zappe sui piedi. Siamo noi la causa del nostro male. Allora, vedete come l'argomento della famiglia non passerà mai di moda, perché è un argomento che riguarda tutti noi, sia chi è sposato, sia chi non è sposato. Perché anche chi non è sposato, anche chi non ha figli, è però lui figlio nei confronti dei propri genitori. Quindi ognuno ha il suo ruolo, c'è chi è padre, c'è chi è madre, c'è chi è figlio. E Satana attacca prima i genitori e poi attacca i figli. A maggior ragione se sono credenti, a maggior ragione. La famiglia è sotto attacco. E nell'ascoltare quello che i telegiornali dicono, nell'ascoltare quelli che sono i disegni di legge che vogliono essere promulgati, in Italia sono in via di decisionale, in altre nazioni già ci sono le leggi che demoliscono le famiglie. Legge gender, non l'avete sentita, vero? Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma è una legge che va a minare i principi biblici della famiglia e ce ne sono tanti altri. Allora, come figliuoli di Dio, noi abbiamo il dovere, la responsabilità e anche il privilegio di tornare all'acqua pura, di tornare a vedere cosa dice il Signore nei riguardi della famiglia, perché non dimentichiamocelo, Lui è il creatore della famiglia. Non, la famiglia non l'abbiamo inventata noi. Dio è il creatore della famiglia. Genesi 2,24. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una stessa carne. Questo ci insegna che al di là dei figli, famiglia è nel momento in cui un uomo e una donna si uniscono in matrimonio. Allora andiamo a vedere il primo ostacolo. Io credo che questo sia l'ostacolo degli ostacoli. Da qui parte tutto quanto. L'orgoglio. Vedremo dei passi biblici adesso che riguardano questo peccato e vedremo le conseguenze a cui questo peccato può portare. Io ne ho numerate qualcuna di conseguenze, non ho voluto essere esaustivo perché continuavano a venirmi nella mente, ma a un certo punto mi sono dovuto fermare. Ma voi potrete, per la vostra esperienza matrimoniale, per chi è sposato, per chi è figlio, aumentare l'elenco. Allora, cos'è che dice il Signore sull'orgoglio? Nel Salmo 31 Davide ci dice:
Amate il Signore, voi tutti i Suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Salmo 31, versetto 23. Amate il Signore, voi tutti i Suoi santi. È chiaro che qui dal contesto i santi sono popolo di Israele, o comunque gli ebrei, fedeli a Dio. Ma guardate il principio che noi abbiamo qua. Non c'è scritto che qui punisce i non credenti con rigore. Qui dice che Dio punisce con rigore tutti coloro che agiscono con orgoglio. Quindi se io sono un marito orgoglioso e questo orgoglio si rispecchia nella famiglia e non c'è ravvedimento, state pur certi di una cosa, che Dio punirà. Ma sapete qual è il problema di far parte di una famiglia? Che una volta che c'è una punizione, tutti ne risentono. Non si è single. Non ho una vita mia, senza una moglie, senza figli. Sono all'interno di una famiglia, sono addirittura il marito, sono il padre. E allora Dio, per disciplinare i suoi figli, tutta la famiglia ne risente. Se io sono una moglie orgogliosa, se io sono una moglie che vuole, e poi vedremo i ruoli, qualcosina, ma non forse nel modo in cui voi pensereste, ma una moglie che vuole predominare sul marito, una moglie che vuole ribellarsi, una moglie che non rispetta il marito, e ovviamente un marito che non rispetta la moglie, state pur certi che Dio interverrà, perché il Signore punisce con rigore, che è un termine molto forte, tutti coloro che agiscono con orgoglio. In Proverbi 29, 23 è scritto che l'orgoglio abbassa l'uomo. Qui per uomo si intende l'umanità, non il maschio. Si intende l'umanità. L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Qual è l'inganno dell'orgoglio? Talvolta mi sorrido quando vedo, e questo il Signore mi dice, Andrea, attento a non commettere lo stesso errore, che proprio sono in preda dell'orgoglio. Che cosa fa l'orgoglioso? L'orgoglioso non è soltanto colui che vuole sempre avere ragione. Non è soltanto colui che vuole avere sempre l'ultima parola. L'orgoglioso è quel credente, parliamo all'interno di credenti, che visto che nessuno li esalta, perché non c'è niente da esaltare, si autoinnalza lui. Non c'è nessuno che mi dice niente, allora ci penso io. Questo è l'orgoglio. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'orgoglio è il peccato di Satana. In che senso è il peccato di Satana? Perché Satana non gli stava bene il ruolo che Dio gli aveva dato? Eppure era la creatura celeste più autorevole. Satana era sopra l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele nell'epistola di Giuda, quando Satana cerca di trafugare il corpo di Mosè, l'arcangelo Michele interviene, ma a un certo punto questo splendido angelo dice: ti sgridi, Signore. Ma non poteva sgridarlo lui. Non poteva l'arcangelo Michele dire: oh, cosa, come ti permetti, cosa stai facendo? No, ti sgridi, Signore. Perché? E non andiamo a leggere adesso il brano, ma perché l'apostolo Giuda parla dell'arcangelo Michele? Qual è il contesto? Il rispetto dell'autorità. Ah, ma Satana è quello che sappiamo essere chi è? Questo cherubino decaduto, questo nemico di Dio? L'arcangelo Michele, quando lo incontra, dice: tu eri sopra di me, tu eri Lucifero, non ho l'autorità di sgridarti. Io mi rimetto a chi è sopra di me e chi è sopra di te. Lui ti può sgridare,
ti sgridi il Signore. Fratelli e sorelle, io faccio un passo indietro. Quando io leggo quel brano lì, dico: che lezione mi dà questo arcangelo? Che lezione. E noi che tante volte, apro e chiudo subito parentesi perché non è questo l'argomento, che magari impieghiamo tanto tempo a criticare, polemizzare, per chi è sopra di noi, su chi è sopra di noi, verso chi è sopra di noi, e guardiamo l'arcangelo Michele cosa va a dire al nemico numero uno di Dio. Ti sgridi il Signore. L'orgoglio abbassa l'uomo, è proprio vero. Tante volte noi pensiamo che l'orgoglio ci fa sentire, qui parlo in ambito maschile, più maci, no? Più uomini. Non si deve mica chiedere perdono ai figli quando si sbaglia, eh? No. Questo vuol dire perdere di autorevolezza, significa perdere di autorità. Quanto siamo folli. Non si deve chiedere perdono ai figli? E quando glielo vogliamo chiedere perdono? Quando hanno 40 anni? Fratelli e sorelle, impariamo a chiedere perdono ai figli quando ci rendiamo conto di aver sbagliato nei loro confronti. Perché noi pretendiamo dai nostri figli che ci chiedano perdono quando sbagliano. Loro devono vedere l'esempio in noi. I figli ci guardano, hanno i radar, anche se sono piccoli, soprattutto se sono piccoli, hanno i radar. E loro devono vedere nel padre e nella madre dei punti di riferimento. Degli esempi in tutto. In ambito spirituale prima, in ambito materiale dopo. Degli esempi in tutto. Devono vedere dei genitori che sono umili. Dei genitori che si rispettano, che si amano, che vivono nell'umiltà reciproca. Un marito che chiede perdono alla propria moglie. Un marito che ammette i suoi sbagli. Quando si arriva la sera, quando si è intorno a un tavolino, magari quando i figli sono a letto, e che si confrontano l'uno con l'altro. Cara moglie, io ho sbagliato nei tuoi confronti. Marito, io ho sbagliato nei tuoi confronti. Non aspettate mai che il sole tramonti prima di esservi chiariti. È una grande lezione che nei miei 17 anni, 16 anni di matrimonio ho imparato. E ho ancora tanto da imparare. Ma una cosa, questa ve la voglio dire come testimonianza, non è mai terminato un giorno, fino a questo momento, ma non è mai terminato un giorno che quando c'è stata una discussione con mia moglie non ci sia stato subito il chiarimento. Il giorno dopo, tutto bello che dimenticato. Quanto è bello quando è così. Quanto è bello. Ma questo ve lo dicono per dire sono meglio, assolutamente. Perché basta che io volgo lo sguardo da un'altra parte e già ci sono gli sfaceli. Ma è una testimonianza che vi voglio lasciare. Perché chi è umile di spirito, dice qui il testo, ottiene gloria. Qual è il problema dell'orgoglio? Quando andrà... Avete mai sentito parlare del popolo di Edo? Penso di sì, eh? Libro di Abdia ci parla di questo popolo, la discendenza di Esaù. Edo era conosciuto come un popolo estremamente orgoglioso. Qual è il problema dell'orgoglioso? È che si autoinganna. Guardate che cosa dice qua. L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Qual era l'inganno? Edom abitava sulle montagne. Praticamente aveva imitato l'esempio di Esaù, che vi ricordate quando Esaù si stacca dalla famiglia dei suoi genitori, Isacco e Rebecca, va sulle montagne di Seir. Edom fa la stessa cosa, imita il proprio avo. E allora stava sulle montagne e diceva: e chi ci viene a pigliare qua? Chi ci viene a prendere? Nei crepacci delle rocce, chi ci viene a stanare? E il Signore dice: Edo, a te puoi anche crearti un nido sulle stelle e io ti farò precipitare da là. Chi mai potrà farmi precipitare a terra?
È come se noi dicessimo: sto camminando come voglio io, sto guidando la famiglia come voglio io, in un modo sbagliato, non mi interessa niente, chi potrà farmi precipitare a terra? Chi potrà mai farmi del male? Tutto mi andrà bene, tutto mi andrà bene. Non troverete credenti che vi dicono così, ma troverete credenti che vivono così, che vivono con la falsa convinzione: tanto non mi accadrà niente. Ah sì? Sotto i miei occhi ci sono ormai troppi esempi, troppi, di famiglie che, dove Dio ha imposto il suo pugno. Troppi esempi ho davanti. Che nessuno di voi possa mai pensare a una scempiaggine del genere. Perché se io mi allontano da Dio, se io vado lontano da Lui, se io guido la famiglia non nel modo che Lui vuole, state pur certi che Dio interverrà. State pur certi di questo. Vedete, una volta un fratello che conoscete molto bene, Jim Lines, disse questo, parlando del fidanzamento e matrimonio misto, cioè di questa scelta folle, pazza, di sposare un non credente. E lui diceva: chi si sposa un non credente ha come suocero Satana. Non è un suocero tanto, Ma nell'altro lato diceva anche: se tu stai sposando un credente, una credente, hai come suocero Dio. Quindi tratta bene tua moglie. È proprio vero, fratelli e sorelle. È proprio vero. Nessuno di noi deve mai pensare una cosa del genere, a lasciare il peccato che possa svilupparsi all'interno della famiglia, perché che cosa succederà? Che i figli vedranno, se ci sono dei figli, e imiteranno quanto loro vedono, quanto loro vedono. Andiamo ora a delle problematiche pratiche. Non riesco a capire perché non fa subito. Vabbè. Problematiche derivanti dall'orgoglio nella famiglia. Io ne ho elencati 6, ma voi potrete aumentare purtroppo questo elenco. Mancanza di dialogo tra i coniugi e con i figli. Io mi ricordo che i primi anni di matrimonio io, diciamo, non sono un tipo abbastanza estroverso, però delle volte arrivavo a casa e non avevo tanta voglia di parlare. Non perché fossi arrabbiato, ma non avevo tanta voglia di stare lì a raccontare. Mia moglie, quando vedeva che per due minuti, io non parlavo, mi chiedeva: Andrea, cosa c'è? Due minuti, Ha detto: no, Sara, non, mia moglie si chiama Sara. Sara, non ho mica niente. Ah, no, perché vedo che non parli. Grande lezione mi ha dato mia moglie: la comunicazione. Il primo campanello d'allarme per una coppia in crisi, da quanto io ho potuto vedere, è la mancanza di comunicazione. Quando, piano piano, gradatamente, come l'esempio della rana nell'acqua calda, ve la ricordate? Piano piano, l'acqua diventa sempre più calda, basta, la rana non c'è più. Così succede nelle coppie. Piano piano ci si parla sempre meno, fino a diventare il rapporto di coppia una routine. E non è questo quello che vuole Dio. Non vuole una coppia che cammina nella routine. Non vuole una coppia che dice: tanto dobbiamo stare insieme perché ci sono i figli. Il Dio vuole un rapporto di coppia come noi lo leggiamo nel Cantico dei Cantici. Questo è il rapporto di coppia. E non esiste che dopo 20, 30, 40 anni, 50 anni di matrimonio uno mi dice: sì, c'è tenerezza, però non c'è più amore. No, fratelli e sorelle.
Certo, le cose cambiano dopo 50 anni di matrimonio sotto certi aspetti, ma l'amore di Dio, quello rimane sempre. Anzi, più io sono sposato con mia moglie, e più la amerò di più. Più che, per quanto riguarda la mia esperienza, 16 anni prima. Questo è l'amore che cresce, dinamico. È l'amore dinamico. Questo è l'amore di Dio. L'amore del mondo è statico, anzi, regredisce sempre di più. Nel mio ambiente di lavoro non ho ancora trovato un marito che mi dica io amo mia moglie. Stanno insieme, ma non c'è più amore. È veramente triste, eh? Ma è ancora più triste quando questo noi lo sentiamo da credenti. Grazie Gino. Ma la mancanza di dialogo è anche con i figli. Vedete, ne parlavo prima con la sorella Celeste. Qual era la filosofia che albergava un po' di anni fa? La filosofia era questa, più o meno. La moglie sta a casa a guardare i figli, a ordinare casa, a stirare, pulire, a cucinare e via dicendo, e il marito portava i soldi a casa. Questa era la filosofia. Adesso le cose sono un pochino cambiate. La maggioranza delle coppie lavorano tutte e due. Ma quando il marito tornava a casa, qual era la sua unica preoccupazione? Mangiare e stare seduto su una poltrona. Non era così mio padre, eh? Adesso mio papà è quel signore. Mio papà non era così. Ma questo era un po' il pensiero che albergava. E tanto ci pensa mia moglie, tanto c'è la mamma, tanto c'è... sì, e tu dove stai? E tu chi sei? Tu sei il padre. Avete mai visto il film Courageous? Coraggiosi? Guardatelo, è proprio sui padri. Un figlio, quando vede il papà che arriva a casa dal lavoro, vuole raccontare quello che ha fatto. Anche se tu sei stanco morto, ti siedi lì con tuo figlio e ascolti quello che ha da dire. Quello che ha fatto a scuola, quello che ha fatto all'asilo, quello che ha fatto le superiori, se sta lavorando, quello che ha fatto al lavoro, stai lì e lo ascolti. E ti prendi il tempo necessario per curare tuo figlio, guidandolo nelle vie di Dio. Che cos'è che è scritto in Deuteronomio? Qual era il comandamento che aveva dato il Signore ai padri? Tu ti inculcherai nel tuo cuore i miei comandamenti e in qualunque tempo ti prendi tuo figlio e gli insegnerai i miei comandamenti. Quando tu sarai in giro con lui, quando tu farai questo, tu farai quest'altro, tu gli inculcherai con i miei comandamenti. Altro che star seduto su una poltrona. Io sono il padre. È bellissima questa frase che si ripete tante volte in quel film. Io sono il padre. Io sono il, se non ho figli, il marito che ha un compito solenne, datomi dal Signore di guidare, di gestire insieme a mia moglie la mia famiglia. È stupendo questo. Però l'orgoglio ci porta ad avere mancanza di dialogo e Satana si sfrega le mani quando succede questo. Non è finita qua, eh? Mancanza di perdono. Dicevo prima, e questo è un consiglio che ci dà l'Apostolo Paolo, il sole non tramonti sopra il vostro cuccio. Per mancanza di perdono non intendo soltanto il sì sì ti ho perdonato, però poi alla prima occasione ti rinfaccio esattamente quello che tu hai fatto settimana scorsa, un anno fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Questo non è perdonare. Dio non ci perdona così. Nel momento in cui noi diciamo al nostro coniuge, nel momento in cui noi diciamo ai nostri figli io ti ho perdonato, basta, è cancellato. Davanti a Dio
quel torto, quella parola detta male, quel comportamento detto male e altre situazioni ben peggiori, e vi lascio immaginare io a che cosa mi sto riferendo, nel momento in cui ho detto io ho perdonato, basta. Davanti a Dio quel peccato non c'è più e non ci deve più essere nemmeno per me. Io mi trovavo diversi anni fa, penso 6-7 anni fa, mi trovavo a un convegno per coppie nel centro, a Città di Castello, e un fratello mi ha fatto una domanda a bruciapelo. Era il tempo delle domande. Anche quando c'è un adulterio? La mia risposta è stata sì. Anche quando c'è un adulterio. Vedete, fratelli e sorelle, noi non siamo immuni da nessun peccato. Non possiamo dire di essere immuni di qualche peccato, di uno solo possiamo dirlo, della bestemmia contro lo Spirito Santo, se siamo credenti. Ma per tutto quello che riguarda il resto, basta un momento di debolezza, basta un momento di pigrizia come Davide e io ci cado dentro come una pera cotta. Se c'è caduto Davide, il re secondo il cuore di Dio, ci posso cadere anche io. Allora, fratelli e sorelle, nel momento in cui noi ci sposiamo con il nostro coniuge, noi non ci sposiamo dicendo a Dio e davanti alle autorità: io ti sposo, caro, cara, però attenzione, non farmi questo, 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 questo e quest'altro. Io credo che voi non vi siete sposati così. Voi vi siete sposati dicendo a Dio e davanti agli uomini: io ti voglio sposare, indipendentemente da quello che può accadere nella nostra vita. Questo è il matrimonio. Questo è il matrimonio. E la mia predisposizione al perdono deve esserci sempre. L'orgoglio che cosa porta? Io non voglio realmente perdonarti. Tu puoi anche strisciare davanti a me, ma io non ti perdonerò. Perché? Perché sono orgoglioso. È come se il mio perdonarti mi indebolisce, mi fa diventare più basso. E invece mi innalzerebbe. Ricordiamoci di quello che il Signore Gesù ha detto quando ha parlato della parabola del servo malvagio, vi ricordate? Un servo aveva 10.000 talenti, tutto condonato. Il suo conservo aveva un debito di 100 denari. Pagami quello che tu mi devi! In carcere! Qual è stata la reazione del re? Ah sì? Io ti ho condonato 10.000 talenti che sulla calcolatrice non ci starebbero neanche gli zeri convertiti in euro e tu non sei riuscito a condonare un debito di 100 denari. Allora lo sai che cosa farò io? Io ti sbatterò in carcere e finché tu non avrai pagato l'ultimo centesimo, vuol dire 100 ergastoli, finché tu non avrai pagato l'ultimo centesimo tu non uscirai da là. E il Signore Gesù conclude: così farà il Padre mio se voi non perdonate. Fratelli e sorelle, il Signore non perdona sempre, sapete? Perdona se ci sono le condizioni. Ravvedimento e la mia predisposizione a perdonare. Se io non sono capace di perdonare un mio simile e io sono fallace esattamente come lui, come posso pretendere che Dio mi perdoni? L'insegnamento del Signore è molto chiaro. Ma andiamo avanti, il tempo è tiranno. Tranquillo, fino alle 8 si può stare tranquillo. Ucco, va bene. Desiderio di rivalsa. No, che siamo soltanto al primo, quello è il problema. Desiderio di rivalsa. Io te la voglio far pagare. Sembra strano, eh? Questo ce lo aspetteremo da dei non credenti. Però vi posso assicurare che tutte queste conseguenze io le ho viste con i miei occhi. Desiderio di rivalsa, vendetta. L'orgoglio porta questo. Mancanza di comprensione verso il coniuge e i figli. Cioè praticamente l'orgoglio ci acceca.
non vediamo più bene, non vediamo quello che ci circonda, non vediamo più come sta mia moglie, come sta il marito, come stanno i figli, non vediamo più niente, l'orgoglio, siamo accecati dal nostro orgoglio. E anche se vediamo la moglie piange, anche se vediamo i figli piange, non ci interessa niente, siamo accecati dal nostro orgoglio. Una cattiva gestione del proprio ruolo, sia ruolo di marito, sia ruolo di moglie, sia ruolo di figli. Nel momento in cui c'è l'orgoglio, c'è una cattiva gestione del proprio ruolo. Il marito orgoglioso non gestisce più la sua famiglia come deve, la moglie orgogliosa non riesce più a gestire il suo ruolo di moglie all'interno della famiglia e i figli si ribellano contro i genitori. Guardate che cosa causa l'orgoglio, una cattiva gestione del proprio ruolo, e non è finita qua, questo è l'ultimo, un cattivo esempio per tutti. Vedete, il prossimo ci guarda, i non credenti ci guardano, sapete, e se noi abbiamo predicato il Vangelo al nostro prossimo, e spero che lo facciamo di continuo, chi non conosce Dio, chi non conosce il Signore Gesù, vuole vedere l'esempio. Vuole vedere che quello che noi diciamo corrisponde alla nostra vita. E ricordiamoci che nel nostro ambiente di lavoro 8 ore ci stiamo. E in 8 ore di cose ne possono vedere i nostri colleghi. Come il nostro vicino di casa, come i nostri parenti. Ricordate quando il faraone va da Abramo. Pensate, perché Abramo voleva svendere sua moglie per avere salva la vita. Così almeno mi salveranno. E te vai dal faraone. Sembra strano che parliamo di Abramo, il padre della fede, però è anche vero che era agli inizi del suo cammino con il Signore, ma al di là di questo. Il faraone che cos'è che dice? E non soltanto il faraone, ma ricordate anche Abimelech, stessa cosa, stessa storia. Abramo, ma che stai facendo? Ma cosa ti salta in mente? Ma lo sai che Dio ci stava giudicando per colpa tua? Non c'è niente di più vergognoso, fratelli e sorelle, di un non credente che ci viene a dire: tu non mi sei di esempio. Non c'è niente di più vergognoso. Quello che noi diciamo è l'esatto contrario di quello che io dimostro. Soprattutto all'interno della nostra famiglia. Andiamo al secondo ostacolo. L'idolatria. Qualche brano che riguarda questo terribile peccato. Molto semplice, 1 Corinzi 10,14 è scritto: perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. È molto semplice, no? Da capire. Se noi abbiamo però l'esortazione apostolica, questo vuol dire che c'è il pericolo di essere idolatri. E sta parlando a una chiesa, l'Apostolo Paolo, seppure carnale, piena di problemi, ma erano dei credenti. E c'era il pericolo che loro fossero idolatri. Allora, che cos'è l'idolatria? Noi abbiamo nell'Antico Testamento 5 principali idoli: Baal, Astarte, Chesmon, Moloch, Dagon. Ce ne sono anche altri, ma questi sono i 5 principali. E ho potuto notare che ciò che questi idoli rappresentano esiste ancora oggi. Non c'è la statua, ma diventa idolo ciò che questo falso Dio rappresenta. Non so se voi lo sapete, l'ho studiato non da tanto, ma sapete perché i cananei, adesso non voglio urtare la sensibilità, ma sta scritto così, non è che possiamo cancellare, strappare quella pagina. Sapete perché i genitori offrivano i propri figli a Moloch? Attraverso pene atroci? Sapete perché?
Perché io mi chiedevo, ma vabbè, sono non credenti, non conoscono il Dio di Israele, ma sono comunque padre e madre, sono comunque genitori, ma com'è possibile che compiono un atto così efferato, così orribile? Poi quando ho scoperto il perché, ho detto, ah, adesso capisco. Perché nella cultura cananea il figlio che veniva offerto diventava automaticamente Dio come Moloch. Ah, io ho due figli. Io mi sono chiesto, ma signore, i miei figli possono essere idoli? E altro che. Altro che. Non li offro ad una statua con una fornace ardente, ma li offro al sistema mondo. Idolo è qualunque cosa o persona che si frappone tra noi e Dio. E Dio questo non lo sopporta, quando anche fosse la nostra famiglia. Non lo sopporta. Dio vuole un amore esclusivo, superiore all'amore verso nostra moglie, nostro marito e i nostri figli. Vedete, quando ero fidanzato con Sara, mi piace anche portare qualche esempio pratico che ho vissuto io. Quando ero fidanzato con Sara, sono stato fidanzato 3 anni, c'era una frase che io ripetevo a lei e a lei non andava giù. Poi, nel corso degli anni, è una frase che ha digerito e che ha assimilato bene, ma inizialmente non la digeriva. Sara, prima di te, anche se ti amo con tutto me stesso, viene il Signore. Prima di te. E quando ci saranno dei figli, prima dei nostri figli. E questo non gli andava giù. Non gli andava giù. Posso capire, forse, non lo so. Ma questa era una cosa che sentivo e sento tuttora. E guai se non fosse così, guai se non è così. Perché una moglie può diventare idolo, un marito può diventare idolo, figli possono diventare idolo, il lavoro, hobby, la chiesa stessa può diventare un idolo. Ma lui è lui. Lui pretende, è il Dio geloso, è uno dei nomi che abbiamo nella scrittura, il Dio geloso che pretende e vuole, esige tutta la nostra adorazione. Tutta. Né più e né meno. Al 100%. Idolatria compare anche in Galati 5:20, dove si parla delle opere della carne. Idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, 7. Notate che qui non abbiamo una differenza di gravità. Sono tutti sullo stesso piano. Allora, se io sono idolatra, sono al pari della stregoneria. La stregoneria non è soltanto andare da un medium, io non ho mai conosciuto un vero credente che vada ai medium, mai. Però ho conosciuto dei credenti che leggono l'oroscopo. L'oroscopo è una forma di stregoneria. L'astrologia, tutto quello che ha a che fare con l'occulto, ma tanto per me è una barzelletta, ma tanto lo leggo per curiosità. E intanto tu ti stai incamminando, stai mettendo il tuo piedino nel regno di Satana, dove Satana ha delle pretese. Vedete come è facile, fratelli e sorelle, se non stiamo attenti, scivolare dall'altra parte. In amicizia, ah, perché le chiese sono, vanno tutte d'amore d'accordo, vero? Non ci sono divisioni, spaccature, niente. Purtroppo non è così. E l'inimicizia è messa a pari di stregoneria e idolatria. Discordia, buona. Gelosia, ire, contese, divisioni, 7. Sono realtà che viviamo. Sono realtà che viviamo. E sono tutte messe allo stesso piano, sullo stesso piano. Però è interessante che l'idolatria hai al primo posto, non per gravità, ma perché purtroppo l'idolatria è accoppiata all'orgoglio. Perché una persona orgogliosa è egolatra, adora se stesso. Adora se stesso. Penso sempre ad avere ragione io,
Nessuno è più bravo di me, nessuno è più santo di me, nessuno, nessuno, nessuno. Egolatria. E il cui motore è l'orgoglio. Colossesi 3:5 dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Anche qua, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, tutto messo sullo stesso piano. Parliamo della fornicazione, visto che stiamo parlando di ambito familiare, ma anche di impurità, passioni, desideri cattivi. Io non ho mai tradito mia moglie, fisicamente parlando. Voi, probabilmente non vi conosco, quindi con tutta probabilità non avete mai tradito vostra moglie, vostro marito fisicamente. Però, Matteo capitolo 5, versetti 27 a 32, che cos'è che dice il Signore? Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla commette adulterio nel suo cuore. E io mi sono chiesto: quanti adulteri mentali ci sono oggi? È un peccato nascosto, nessuno lo vede. Nessuno sa leggere nella nostra mente, vero? Nessuno sa leggere nel nostro cuore. Noi siamo pronti a condannare l'adulterio fisico, perché si vede, è palese. E l'adulterio mentale? Questo lo sa il Signore. Gesù non dice che se passa una bella ragazza e dico: oh, che bella ragazza, quello è peccato. No, gli occhi sono fatti per guardare. Il peccato è: oh, che bella ragazza, e tanto la mente va. Per appetirla, dice il Signore, per desiderarla. E vedete, se mia moglie, se nostra moglie o nostro marito fosse a conoscenza che c'è un desiderio, una passione cattiva, e lì iniziano veramente i problemi, Perché se io andassi da mia moglie a dire: guarda Sara, io ti amo tantissimo, ma c'è una collega di lavoro che, guarda, io appena la vedo, non penso che mia moglie sarebbe molto contenta, E la stessa cosa se voi andate da vostro marito, care sorelle, e gli dite la stessa cosa. Non credo proprio. Quindi non diciamo: ah, tanto io, a me questo peccato non mi tocca. Non diciamo. Chi pensa di star ritto, guardi di non cadere. Impurità, passione, desideri cattivi e cupidigia. Cupidigia ha a che fare con l'amore per il denaro, l'avarizia. E anche l'avarizia è idolatria. Addirittura nella lettera agli ebrei voi trovate scritto che l'avarizia è la radice di ogni male. Pensate, l'amore per il denaro. E quante famiglie sono allo sfascio per l'amore per il denaro, per accumulare sempre più ricchezze, ignorando quelle che sono le ricchezze eterne di Dio, pensando al fatto che tutto quello che noi abbiamo qua lo lasceremo qui. Lo lasceremo qua, fratelli e sorelle. Non ci portiamo neanche un centesimo di là. Non ci portiamo niente. Possiamo avere anche la villa più bella, possiamo avere il lavoro più redditizio, possiamo avere un conto in banca faraonico. Dobbiamo lasciare tutto qua. Sapete invece chi troveremo? Sapete quali sono le ricchezze eterne? Un'anima convertita. Quanto tempo impieghiamo noi nel predicare il Vangelo? Insieme alla Chiesa, da soli. Ma io se vado a vedere durante l'arco della giornata, ma quante occasioni ho per parlare di Cristo? Ma basta che vado a un supermercato, basta che vado dalla commessa per farmi passare la spesa, ho l'occasione di parlare di Cristo. Se vado in banca, a un ufficio postale, prendo con un mio collega di lavoro un caffè e ho possibilità di parlare di Cristo. Queste sono le ricchezze eterne.
E invece ci intestardiamo nel dedicarci a ciò che passerà. E sapete tutte le nostre ricchezze a chi le daremo? Lo siete mai chiesti? All'Anticristo. Perché l'Anticristo avrà potere su tutto, anche sui conti in banca. Tutto sarà suo. E voi volete lasciargli anche... Dedichiamoci a ciò che è veramente importante. Andiamo alle problematiche. Tempo per le 8, sicuro? Mi hai detto Gino? Ok, poi prendetevela con lui. Problematiche derivanti dall'idolatria. Dalla seconda terza, se noi facciamo un canto, volete farlo adesso? Oh, ok, va bene. Allora, trascuratezza, stiamo parlando dell'idolatria, trascuratezza nei confronti dei propri familiari. Perché trascuratezza? E questo termine lo troverete più volte nelle conseguenze. Perché quando io ho un idolo nel cuore, mi dedico al mio idolo. Non ho tempo da pensare alla famiglia. Quindi trascuratezza nei confronti dei propri familiari, nei confronti di mia moglie, nei confronti dei miei figli. Classico! Cara, non ho tempo, io devo andare con i miei amici là, di qui, di sopra e di sotto, e intanto la mia famiglia sta senza di me. Trascuratezza nei confronti loro. Trascuratezza nei confronti del proprio ruolo. Dicevamo prima che non esiste che un padre, anche se lavora, anche se è affaticato, anche se è stanco, anche se è, non si dedica al suo ruolo di padre. Un marito non può pensare di delegare tutto sua moglie. Non può pensarlo. Tu sei padre, tu sei marito. Io, essendo padre e marito, ecco perché mi rivolgo più a voi fratelli, ma stessa cosa la possiamo dire anche nei confronti di una moglie che ha un idolo nel cuore e non pensa a quelli che sono i suoi compiti, i suoi doveri nel rispetto dei propri figli, del proprio marito. Trascuratezza. Amarezza del coniuge e dei figli, perché a lungo andare questa situazione porta amarezza, dolore. E poi ho messo che il tempo non torna più. Oggi sta finendo un giorno, una giornata. Se Dio vorrà, ce ne darà un'altra domani, ma questa giornata non tornerà più. Come l'abbiamo impiegata? Come l'abbiamo vissuta? Alla gloria di Dio o alla nostra gloria? Se fosse così, seconda opzione, tutto tempo perso. Mancanza di dialogo, vedete, anche con questo problema torna questa triste situazione. E poi, visto che stiamo parlando di famiglia, di coniugi, mancanza di intesa sessuale. Non dobbiamo essere tabù su ciò che non è tabù, perché la sessualità l'ha inventata Dio, non l'ho inventata io, l'ha creata Lui. E la sessualità vissuta nel giusto contesto è piacere per i coniugi. Quando voi studiate il Cantico dei Cantici, vi rendete conto che lì questo argomento si sviluppa proprio in un modo molto forte e fa parte della vita coniugale. Se c'è idolatria, questo si rispecchia anche nella vita sessuale dei coniugi. Mancanza di intesa. Ci fermiamo per un canto. E poi continuiamo tra almeno un anno. Ok. Seconda parte, vabbè, fammi un po' delle mogli. Va bene, va bene. Allora, se c'è un canto, qualcuno c'ha un canto, possiamo alzarci e cantare un canto. E poi il fratello continua con... La terza pagina. Cantare l'inno 609. L'inno 609. Numero 609. 609. Cantiamo una volta sola. Ci alziamo. Sì, andiamo.
No, è chiaro che tutto quello che stiamo dicendo vale per entrambi i coniugi, non è che... Lo vuoi mangiare domani? Vabbè, ma un po' di digiuno mi fa bene, guarda, fa bene. Allora andiamo al terzo ostacolo, adesso per velocizzare metto tutto, così almeno, ok. Terzo ostacolo, l'incredulità. Può sembrare strano parlare di incredulità quando si parla di credenti, perché è una contraddizione di termini. Credente è colui che crede, incredulità, incredulo è colui che non crede. Però possiamo peccare di incredulità anche essendo credenti? Assolutamente sì. Un bellissimo esempio di fede noi l'abbiamo nel padre della fede, Abramo, Romani 4:20, quando leggiamo che davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Però Abramo cadde nell'incredulità, in più di un'occasione. Però è bellissimo vedere in Genesi 17, quando il Signore dice ad Abramo: tra un anno Sara partorirà, concepirà tuo figlio, gli porrai nome Isacco. Da quel momento in poi Abramo cessa di essere incredulo. È bellissimo questo. Aveva 99 anni Abramo, 99. Uscì da Ur dei Caldei a 75, erano passati 24 anni e smette di essere incredulo. È lì che Paolo dice: non vacillò più per incredulità. L'autore della lettera agli Ebrei ci dice che senza fede è impossibile piacergli, cioè piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi, quando noi parliamo di famiglia, parliamo di ruoli, parliamo di compiti, noi dobbiamo fidarci di Dio. Noi siamo chiamati a seguire quelle che sono le sue indicazioni, sia che io sia marito, sia che io sia moglie, sia che io sia figlio. Sono chiamato a seguire le sue indicazioni. È straordinario vedere la contrapposizione, ad esempio, che noi abbiamo nel libro dei Proverbi con la donna adultera, Proverbi 7, e la donna virtuosa, Proverbi 31. È veramente straordinario, una contrapposizione forte. Questa donna che usa la prima, che usa tutte le sue tecniche seduttive per accalappiarsi la sua preda, e dall'altra il Proverbi 31, questa donna che si cura della famiglia, che si dà da fare, ha dei servi e si prodiga anche per i servi, questa donna che viene elogiata alle porte della città. E che cos'è che dice il marito? Nessuna è come te. Nessuna. La bellezza è cosa vana. La bellezza passa e va. Passano gli anni, iniziano ad esserci le rughe, iniziano il nostro corpo inizia a deperire. Ma quando c'è la bellezza interiore, quando voi leggete nella lettera agli Ebrei che Mosè era bello agli occhi di Dio, non si tratta lì della bellezza fisica, ma di ciò che Dio leggeva nel cuore di quel bambino che poi sarebbe diventato il futuro conduttore del popolo di Israele. Questa è la bellezza che il Signore vuole da noi. Vedete, la dimostrazione che possiamo essere increduli l'abbiamo in Luca 24, quando il Signore Gesù dice: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Questi due discepoli che non credevano alla risurrezione del Signore Gesù si erano fermati alla croce. Eppure il Signore, in almeno tre occasioni, come leggiamo nei Vangeli, lui aveva detto: è necessario che il Figlio dell'uomo venga consegnato in mano dei pagani, venga ucciso e risusciti. Come mai la terza parte non era creduta? Tante volte si puntiamo il dito su Tommaso, ma c'erano tanti Tommaso nei discepoli, tanti Tommaso. Vi ricordate, Giovanni e Pietro sono dovuti andare a vedere di persona se quello che dicevano le donne era vero, era reale. Questa è la dimostrazione che possiamo essere increduli. Quindi Dio mi comanda di comportarmi in un certo modo, abbiamo fatto prima degli esempi pratici,
come marito, come moglie, come figlio, invece io penso di fare quello che voglio io. Quindi sono incredulo. Non credo a quello che Dio mi dice. Anche nell'aspetto educativo nei confronti dei figli, vedete, oggi la filosofia di questo mondo ci porta a pensare cosa? Che i nostri figli devono avere, devono sviluppare tutta la loro creatività, si parla di creatività, in altre parole, devono fare quello che vogliono. Questa è la morale della favola. Anche a livello di orientamento sessuale. Questo è quello che viene insegnato oggi. E noi come padri, come madri, cosa dobbiamo fare? Fare un passo indietro e far fare ai nostri figli quello che vogliono. È quello che dice la parola? Assolutamente no. Addirittura nel libro dei Proverbi si parla di verga. Correggi tuo figlio prima che muoia. Correggi tuo figlio. E vedete, due coniugi devono avere una pari visione in questo, eh? E qui parlo delle mamme, adesso vedrai che ti accontento, perché volevo arrivare proprio qua. Quando si parla dei figli, notate la differenza di comportamento che hanno i padri e che hanno le mamme. Per quale motivo? La grande differenza è che una mamma si è portata nel suo grembo materno per 9 mesi quel pargoletto, un padre no. Ecco perché un padre, e qui perdonatemi sorelle, è più razionale, è più logico, riesce ad essere più, se vogliamo, esatto. La mamma, e questa è psicologia, eh? La mamma è più frenata. Un tempo, 50 anni fa, c'erano i rametti, no? Quelle che si, non si rompono, arrivano fino qui, zing, erano delle fostine. Mio papà poche volte, mio papà mi ha fatto assaggiare quel bello strumentino. Mamma mia. Vedete, dopo la seconda volta non lo facevo più. Provate oggi a fare una cosa così pubblicamente nei confronti dei vostri figli. Dopo 3 giorni vi trovate in galera. Perché non potete più farlo. Non si possono toccare i figli pubblicamente. Non si possono toccare. E se per caso vostro figlio malauguratamente chiama il telefono azzurro, siete rovinati. Siete rovinati. Vedete che cosa vuole fare il sistema mondo? Vuole togliere l'aspetto educativo e disciplinare dei genitori. Tu devi far fare a tuo figlio quello che vuole. E difatti provate ad andare, io sono nella provincia di Parma, provate ad andare a Parma a mezzanotte in certe vie e vedete che cosa succede. Fanno quello che vogliono e non vi dico che cosa fanno. Ci sono, pensate, delle vie a Parma dove i carabinieri non entrano per il giro di droga che c'è. Non entrano i carabinieri lì perché gli fanno la pelle. Non parliamo di Scampia, parliamo di Parma. Facciamo fare i figli quello che vogliono. Noi come genitori abbiamo l'obbligo e il dovere di dire no. A mio figlio ci penso io. Perché Dio mi ha dato questo compito. A me mamma mi ha dato questo compito. Ed ecco perché noi dobbiamo credere a quello che Dio dice. Anche sull'aspetto punitivo. Guardate che dare delle sculacciate un po' forti ai miei figli mi faceva male, sapete? Mi faceva male, ma l'ho dovuto fare. L'ho dovuto fare. Quali sono le problematiche legate all'incredulità? Mettiamo tutto. Affidarsi al proprio discernimento sulla relazione di coppia e l'educazione dei figli, l'abbiamo detto prima. Non credere agli avvertimenti di Dio, questa è una cosa gravissima. Non credere agli avvertimenti di Dio. Ma nel libro dei Proverbi noi abbiamo il manuale della famiglia. Leggete tutto il libro dei Proverbi, c'è il manuale lì. Come deve comportarsi il marito, come deve comportarsi la moglie, come devono comportarsi i figli.
e i genitori nei confronti dei figli, e i figli nei confronti dei genitori. C'è il manuale lì, e ci sono tutti gli avvertimenti: se tu non farai questo, capiterà questo. C'è un versetto, adesso mi sfugge la citazione, nel libro dei Proverbi che è impressionante, a riguardo del figlio stolto, che chi disonora i genitori, sapete che cos'è scritto? Che arriveranno gli aquilotti e gli caveranno gli occhi. Chi sono quegli aquilotti? Non sono aquilotti reali, eh? Sono gli inganni di Satana, sono gli attacchi di questo mondo che vanno ad accecare i nostri figli. E poi si arriva all'età di 15-16 anni e ci dicono: io non voglio più saperne di quello che tu mi dici. E lì abbiamo padri e madri che piangono. Dove ho sbagliato? No, mio caro, te forse non hai sbagliato in niente. Perché dare un'educazione santa non è purtroppo garanzia assoluta sia di conversione e sia di scelte giuste. Ci possono essere degli errori che abbiamo fatto, ma stiamo attenti a non colpevolizzarci oltremodo. Se noi abbiamo fatto per quello che potevamo educare i nostri figli come il Signore voleva. Un esempio vi voglio fare, volante ma molto importante. Samuele. Che figli aveva Samuele? Stolti. Eppure era Samuele, il grande profeta di Dio. Come mai il popolo di Israele ha chiesto un re? Che cos'è che dicono a Samuele? Samuele, guarda i tuoi figli, non seguono le tue orme. La stessa cosa, guardate, ironia della sorte, anche Eli. La differenza però che Eli non era Samuele. Eli era un giudice, era un sacerdote che oramai non svolgeva più il suo compito, faceva fare ai figli quello che voleva, quello che volevano. Non li sgridava mai. Io non credo che Samuele era così con i suoi figli. Eppure non seguivano le orme del padre. Abbiamo dei casi anche nel libro dei re dove re fedeli hanno generato figli malvagi. Non è garanzia, fratelli e sorelle. Hanno un'alta probabilità di convertirsi i nostri figli se li educhiamo come Dio vuole, ma non è garanzia. Pertanto noi dobbiamo credere agli avvertimenti del Signore. E poi ancora, nuovamente, capovolgimento dei ruoli. Non credendo agli avvertimenti di Dio, automaticamente il marito si indebolisce, la moglie prende il sopravvento e lì purtroppo c'è una triste situazione. Perché tante volte è successo, ed è capitato, che gli uomini parlano per bocca delle mogli. Non vi è mai successo a voi? Parlano per la bocca delle mogli, cioè non parlano di loro testa, ma parlano come vogliono le mogli. Capovolgimento dei ruoli. Non è una cosa normale. Non è una cosa normale. Quarto ostacolo, l'ipocrisia. Cerco di velocizzare il più possibile. Aspetta, tu c'hai due ostacoli, cioè quattro. Quarto e quinto. Stasera mi fare tre e domani fare due, come pensi? Sì, mancano 5 minuti, possiamo magari iniziare questo e poi domani terminiamo. Ci dai 5 minuti se ci sono due domande. Sì, va bene. Però poi 10 minuti di orologio e basta. Perfetto. Due domande possiamo farlo. Vedi tu. Va bene. Questo non facciamo arrivare prima di dirti, No, va bene. No, ma capisco anche che poi siete anche stanchi perché insomma, c'è un limite a tutto. Allora, ci siamo. Va bene, 5 minuti. Ma anche, stiamo qui tutta la notte, no, sì, non è? Delle mogli anche 10. Ma anche 10, ragazzi. Allora, vabbè, danno 5 minuti spazio alle domande. Quarto ostacolo, l'ipocrisia. No, perché con le domande si può magari completare quello che non è stato completato. Allora, sappiamo tutti che cos'è l'ipocrisia. Io credo, fratelli e sorelle, che questo sia uno dei più grandi mali che abbiamo oggi nelle assemblee. Uno dei più grandi mali. Perché sapete che l'ipocrites in greco era l'attore teatrale, colui che indossava una maschera per impersonificare una parte, è rimasta questa concezione ma in ambito negativo, cioè far vedere agli altri ciò che io non sono. E non vi è mai capitato a voi di sentire notizie del tipo
Io non pensavo di avere accanto una persona così? Ipocrisia. A un certo punto si è svelato per chi era o per chi lei era. Ha tolto la maschera, perché la maschera non si può portare una vita, eh? A un certo punto si toglie. Ma l'ipocrisia purtroppo ha danneggiato e danneggia tante famiglie. Allora, Romani 12,9 dice Paolo: l'amore sia senza ipocrisia, un amore genuino, un amore autentico, un amore sincero. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Abborrite il male e attenetevi al bene. Cosa vuol dire abborrite il male? Odiatelo con tutte le vostre forze. Prima di tutto, se lo compite voi e se lo compio io. Secondo, se lo compie il vostro coniuge. Terzo, se lo compiono i vostri figli. Sempre c'è da abborrire il male. Che cosa succede molto spesso? Ecco qua l'ipocrisia. Finché il peccato lo compiono gli altri. Ah, siamo peggio di come si chiamava quel guerriero sanguinario? Attila. Siamo peggio di Attila. Ma se il peccato riguarda la nostra famiglia, cerchiamo mille giustificazioni per coprire il peccato. Questa si chiama ipocrisia. Anzi, il Signore ci dice, ha maggior ragione che l'hai compiuto tu, o che l'ha compiuto tua moglie, o che l'ha compiuto tuo figlio, tu sei chiamato a intervenire. Come marito, e qui devo parlare di noi, marito e padre. Vi ricordate di Noè? Che cos'è che dice, cos'è che fa Noè quando sente le notizie di Cam? Quello che aveva fatto Cam. Dice, ma vabbè dai figlio, effettivamente dai mi ero ubriacato, questa volta passi, dai, una bella pacchetta sulla spalla e via. No. Vieni qui Cam. Sappi che il tuo discendente Canaan sarà maledetto e sarà servo dei servi dei tuoi fratelli. Ecco come si comporta un padre allora. Si comporta così. È stata mia moglie a commettere peccato? Parliamo di qualunque tipo di peccato, attenzione. Che magari si è manifestato anche all'interno della Chiesa. L'ho commesso io? Se io poi sono addirittura anche magari un anziano, un responsabile, che cos'è che devo fare? Andare davanti a tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle e chiedere perdono per quello che ho fatto. Se è stata mia moglie, idem. Se sono stati i miei figli, idem. Gli altri non devono vedere ipocrisia nella nostra famiglia. Devono vedere genuinità, sincerità, trasparenza, senza coprire, senza nascondere. Questo è quello che vuole il Signore. Giacomo 3,17 dice: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Si parla della saggezza di Dio. Dio non fa sconti e Dio non fa discriminazioni. Dio non dice a me, vabbè Andrea lo lascio stare, punisco. No, Dio non fa discriminazioni. Egli corregge i suoi figli, chiunque essi siano. Però ho notato una cosa, che a chi più è stato dato, più viene ridomandato. Questo l'ho notato. Vi ricordate di Mosè? Mosè fu ubbidiente per 40 anni. Ubbidiente per 40 anni. Una sola disubbidienza. Una sola disubbidienza. Gli ha precluso ciò che lui voleva di più al mondo. Entrare in Canaan. Entrare nella terra promessa. E anche se Mosè ha chiesto perdono non si sa quante volte, lo dice Mosè nel Deuteronomio, quante volte ha chiesto perdono al Signore? E il Signore lo ha perdonato. Ma le conseguenze però rimangono. Vedete, il perdono di Dio non vuol dire che poi non si pagheranno conseguenze, eh? È una falsa equazione questa. Dio perdona, ma lui può decidere di farci comunque pagare le conseguenze.
però anche se ci ha perdonato. Questo sta alla disciplina divina. Pensate, Mosè, l'uomo più fedele in tutta la sua casa e in tutto il popolo di Israele. Se Dio si è comportato così con Mosè, si può comportare così anche con noi. Prima Pietro 2:1, questo è l'ultimo brano, poi ci fermiamo. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Sbarazzandovi. Eliminatelo. Eliminate tutte queste cose dalla vostra vita. C'è un'espressione nei Vangeli che è la Geenna. La Geenna era la valle di Inno, ma sud-est di Gerusalemme. Era la valle dei rifiuti. Era una sorta di inceneritore. Tutti i rifiuti di Gerusalemme venivano gettati lì. E quando io leggo questi verbi, sbarazzandovi, eliminate, fate morire, mi viene in mente la Geenna. Dobbiamo far morire tutte queste cose. Non si devono trovare nel nostro cuore, perché altrimenti avranno un risvolto nella famiglia, nella chiesa locale e con il nostro prossimo. Questo si vedrà. Fratelli e sorelle, che veramente possiamo far tesoro di questi insegnamenti, di questi avvertimenti, e se il Signore vuole domani proseguiremo con le conseguenze a cui si va incontro quando nella famiglia c'è ipocrisia. Che al Signore vada la gloria. Amen. Amen.